Di Francesca Morarandi, il giovane, era a bordo di un aereo dalla Hillsborough Flight Academy. La scuola che stava studiando per migliorare. Il consiglio di amministrazione era 3-2 e una persona ferita molto grave l'incidente in Oregon e nella scatola di Michele Cavallotti, appassionato di volo. Michele Cavallotti, 22 anni, di Crema, ha perso la vita martedì sera in un incidente aereo che ha avuto luogo a Newburgh. In Oregon, l'aereo su cui era con altre due persone si è schiantato dopo take FF. Si è schiantata sul tetto di una casa. L'equilibrio è 2 e una persona ferita molto grave. Nell'inside della casa c'erano diverse persone. Nessuna delle quali è stata ferita, tutti sono stati evacuati in sicurezza con l'aiuto del Rosso Attraverso. Aspirante pilota. Michele era a bordo di un aereo della Hillsborough Flight Academy. La scuola che stava studiando per migliorare. L'incidente ha avuto luogo intorno a 19. Secondo le squadre di salvataggio riportate. Neanche l'aereo né l'edificio hanno preso fuoco. L'identificazione delle vittime ha impiegato diverse ore. La famiglia, che vive in Crema, ha ricevuto le tragiche notizie mercoledì mattina.